Adesso parliamo dell'edizione primaverile di Le Vie dei Tesori, lo facciamo collegandoci in diretta con Debora Verde da Sciacca. Buongiorno Debora. Sì, buongiorno da Sciacca. Questo è l'ultimo weekend delle Vie dei Tesori, il festival dedicato alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico dell'isola. Un'edizione 2022, questa di Sciacca, dedicata all'isola Ferdinandea. Siamo a Palazzo Licata Borsellino, che è uno dei siti visitabili in questi 3 giorni e che è stato messo a disposizione dalla signora Beatrice Borsellino. Ma con l'assessora alla cultura del comune di Sciacca, Gisella Mondino, vediamo quali sono gli altri siti che è possibile visitare in questo weekend. Sì, da domani mattina saranno aperti 12 siti, non solo Palazzo Licata Borsellino, dove appunto ci troviamo, ma anche altre case private, come Casa dei Cicco, da cui è possibile vedere una splendida vista sul porto di Sciacca. E poi abbiamo Sciacca dall'Alto, attraverso la Torre Campanaria, i tetti della Chiesa del Carmine, a cui si accede attraverso una cappella nascosta. E ancora Sciacca dal Basso attraverso le grotte del Caricatore, che sono state riaperte proprio per questa edizione del festival. Abbiamo l'apertura della Galleria Fazzello con le nostre ceramiche, con le maioliche, il Museo del Mare, da poco intitolato a Vincenzo e Sebastiano Tusa. E abbiamo ancora la possibilità di fare diverse passeggiate. Domani mattina ce ne sarà una alle 10 dedicata ai luoghi della Madonna del Soccorso e agli ex voto, che si concluderà appunto presso il Museo d'Arte Sacra. E abbiamo anche la possibilità per i nostri visitatori di prenotare delle esperienze di volo, esperienze sub e ancora delle esperienze lungo le coste di Sciacca dalla Lega Navale. È possibile prenotare delle escursioni che ci portano anche all'isolotto di San Giorgio, che è proprio emerso in questi giorni. Ma in questi 3 giorni è possibile anche visitare i laboratori di corallo e anche fare delle esperienze gastronomiche. Sì, all'interno del festival è dedicato alla Ferdinandea, con la mostra importantissima di Franco Accursio Gulino, abbiamo anche diversi laboratori della ceramica, del corallo. Il nostro è un corallo subfossile Come vediamo importantissimo, qui. che ha questo particolarissimo colore che lo contraddistingue da tutti gli altri coralli del Mediterraneo. E questo è un piccolissimo ramo che viene sapientemente lavorato dai nostri maestri corallari. E in occasione dei laboratori che si possono prenotare, è possibile proprio fare un'esperienza sulla lavorazione del corallo, oltre che vedere le esposizioni che si trovano al Museo Nocita, alla Casa Scaglione. Invece queste sono dei dolci. Sì, questa è l'altra possibilità che offriamo proprio a Palazzo Licata Borsellino. Donna Beatrice ci ha concesso questa ricetta che è rimasta segreta a lungo, la ricetta delle suore, diciamo il cannolo estivo legato alla visita di Carlo V, è fatto con una frittatina di mandorle tostate e finemente tritate a mano, un uovo, si passa leggermente in padella e poi c'è una crema bianco mangiare con un po' di marmellata di zucchine estive, quelle nostre, e un po' di cioccolato. Tutto questo viene avvolto da questa frittatina calda ed è veramente una delizia per il palato. Beh, ma oltre ai monumenti di